Nel video precedente, il cui link è in descrizione, abbiamo visto come utilizzare l'effetto mist per perfezionare gli incarnati. Ora vediamo in che modo il glow può essere impiegato per ammorbidire le transizioni verso il bianco, riportando anche il segnale in clip entro i limiti della gamma dinamica riproducibile. Poniamo l'attenzione a questa luce. Ora stiamo osservando il video lavorato, ora l'originale. Nel video acquisito l'illuminatore è chiaramente in clip, il roll off è quasi nullo, la transizione da presenza ad assenza di informazioni è pressoché netta. Lo si vede anche dal waveform, non ci sono dati da recuperare. Abbassando la curva non si fa che scurire un bianco privo di informazioni, trasformandolo in un grigio. È in queste situazioni, come quando si ha una finestra in controluce completamente bruciata, che può tornare molto utile il glow. Piuttosto che cercare di recuperare informazioni dove ce ne sono troppo poche o addirittura non ce ne sono, conviene prendere la strada opposta e portare tutto al bianco, per poi lavorare quell'area completamente in clip col glow, che è un OpenFX presente anche nella versione gratuita di Resolve. Lo troviamo qua. Ripartiamo da zero e vediamo come procedere. Prima di tutto isoliamo l'area che ci interessa, lasciando un buon margine d'azione all'effetto che dovrà espandersi ben oltre i limiti della zona sovraesposta. Poi applichiamo l'effetto. Possiamo scegliere se osservare l'immagine finale, la quantità di glow che verrà aggiunta o le porzioni di immagine sulle quali l'effetto andrà ad agire. Qui possiamo scegliere l'estensione del glow e qui la sua luminosità. A parità di gain, il glow risulterà tanto più luminoso quanto più ridotta sarà la sua estensione. Il threshold indica il livello di luminosità minimo necessario per innescare il glow. Trovato il giusto equilibrio, possiamo rifinire il nostro intervento col blend, ossia con l'opacità, che come d'uso va dallo 0 al 100%. A questo punto la luce speculare è ancora più intensa, siamo ben oltre il clip. Tuttavia il segnale si è arricchito di informazioni e abbassando la curva, se osserviamo il waveform, assistiamo a qualcosa di diverso. Non stiamo più trasformando una mattonella bianca in una grigia, ma stiamo riportando in gamma un'area ricca di sfumature, dall'aspetto ben più naturale e quindi meno distraente. Molti filmmaker ricercano effetti simili utilizzando i filtri di diffusione, gli onnipresenti Black Promised in primis. L'idea non è affatto peregrina, ma bisogna avere ben presente cosa si sta facendo ed è necessario che il film richieda quel tipo di estetica, perché il filtro agisce su tutta l'immagine, quindi applicarlo in maniera indiscriminata, giusto per ammorbidire la resa del digitale, è una scelta che spesso trovo poco sensata. Questo senza contare che in fase di ripresa la presenza di una superficie aria-vetro aggiuntiva introduce facilmente riflessi parassiti e derive cromatiche incostanti, non semplici da tenere sotto controllo. Applicare il glow in post-produzione permette invece di calibrare l'effetto esattamente come si desidera e di limitarlo alle zone sulle quali si vuole effettivamente intervenire. Quest'opzione, di conseguenza, è a mio avviso preferibile all'utilizzo dei filtri di diffusione nella maggioranza dei casi.